Raffaella Mennoia dalla parte di Francesco Monte, le parole su Cecilia. Raffaella Mennoia, autrice TV di Uomini e Donne, e il messaggio su Instagram a Francesco Monte. La fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è stata al centro di molte discussioni nelle ultime settimane. In TV e sui social la gente, famosa e non, è sempre stata divisa sull'argomento. Da un lato infatti c'è chi difende a spada tratta la Rodriguez mentre, dall'altro, diversi sono i messaggi di stima e di affetto nei confronti di Francesco Monte. Questa volta a dire la sua al riguardo è stata però Raffaella Mennoia, uno dei personaggi più conosciuti di Uomini e Donne, autrice TV da sempre vicina a Maria De Filippi. Il mezzo usato da Raffaella è Instagram, un'immagine, una dedica a Francesco Monte e parole d'affetto per il bel tarantino che, dal canto suo, risponde all'amica postando sotto nei commenti un cuore. Ieri sera infatti, dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello VIP, la Mennoia ha pubblicato su Instagram un'immagine con su scritto "In questo secolo la vera trasgressione non è tradire, ma restare fedeli". A seguire poi un breve messaggio indirizzato a Francesco Monte che, sotto lo stesso post, è stato dalla stessa taggato. A se stessi e sapersi riconoscere e sorridere in qualsiasi situazione, ha scritto Raffaella riferendosi all'ex tronista. Certi dolori ti anestetizzano il cuore, ha aggiunto infine il volto noto di Uomini e Donne. Francesco Monte e il chiarimento con Cecilia Rodriguez. Ieri sera, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, Cecilia ha ribadito di voler incontrare Francesco per un chiarimento adesso che è fuori dai giochi. La sorella di Belen però è consapevole che questa potrebbe non essere l'intenzione di Francesco, perché forse troppo ferito per quello che è successo. Quest'ultimo tuttavia ha già detto in diverse occasioni di amare ancora Cecilia, nonostante tutto. Quali saranno allora le sue intenzioni? Sarebbe disposto a tornare con l'Argentina dimenticando tutto? Intanto la Rodriguez si dice contenta e sicura del percorso fatto al Grande Fratello, non ama più Monte e, stando alle sue ultime dichiarazioni, Ignazio adesso è la persona con cui vuole stare.